Ciao Pietro. Oh, su via, Edoardo, sono giorni che ti vedo a giro con questa faccia. Non c'è neanche gusto a prenderti in giro così. È come parlare di politica con Nicole, uguale. A proposito di Nicole, credo che dopo le recenti porte in faccia subite le chiederò di uscire, almeno per farmi vedere come una donna. Certo, farti vedere a fare il portaborsa di Nicole sarà ottimo per la tua reputazione. Ma secondo te io posso farmi mettere i piedi in testa da una che studia la distribuzione statistica sui colori degli smalti che ha? Ragazzi, questo weekend si lavora, si studia. Niente fidanzatini, niente amichetti occasionali e soprattutto niente shopping. No, io non posso. Ah sì? Cos'è? Hanno prolungato la fashion week che non puoi venire in università? Cerca di trovare un attimo, anch'io vorrei stare tutto il tempo con Leo e tu con Marco, però. Ma che Marco? Ma che shopping? Magari! Allora? Quindi? Cos'hai da fare? Sei arrivata con questo. Ciao, Nicole. Tutto bene? Senti, ho due biglietti per l'inaugurazione del showroom in Consocomo da sabato. No, sabato no, ragazzi, questi sono giorni di lutto per me. Oh mio Dio, santo cielo, che cosa è successo? Ma non è morto nessuno, è molto peggio. È venuta a trovarmi la figlia del marito della sorella di mia madre. Cioè, tua cugina? No, non è mia cugina, non è mia cugina. Quella non è mia cugina, non c'entra niente con me. Ma se è la figlia del marito... Insomma, non può essere altro che tua cugina. Diciamo che è una cugina acquisita, ma lei non ha niente a che vedere con me. Lo dimostra il fatto che lei è di... Napoli! Napoli! Oh, queste sono brutte, brutte cose. Pietro, io avevo bisogno di dirti una cosa. Perché, vedi, va bene perderci la testa, però così mi sembra troppo letterale. C'è da farci la fine d'Orfeo, eh. Di chi? Nessuno. Ah, ma comunque ascoltami, io ho bisogno di una mano, davvero, perché volevo parlarle e poi però lo sai come sono, io arrivo lì e rovino sempre tutto. Non ti preoccupare, Leo, ho già un'idea, saremo come Cyrano e Cristiano. Gay? No, guarda, non hai capito niente, io non sono gay, cioè a me... Non... Ma no, imbecille, dicevo che mi sarei nascosto e ti avrei suggerito le battute, no? Sei sicuro? Non è che proprio mi sembra una grande idea. Perché? Perché quando parli te non ci si capisce niente. Però ma guarda, stai no, zitto, da amico. Cretino. Aia. Dai, andiamo, stiamo già perdendo tempo. Andiamo, vai. E quando arriva? Ma soprattutto, dove la porti? No, aspetta, già mi immagino le alternative. Vestiti, scarpe, borse, oppure borse, scarpe, vestiti. E poi dove dorme? Ma soprattutto quanto resta? Ragazzi, non lo so, io non lo so, sono disperata. Nicole, Nicoletta! T'ha cercato per tutta l'università. Ha chiesto pure a qualche guaglione, ma non lo sapeva nessun. Nicoletta? Ragazzi, avete capito perché non ci frequentiamo molto? Ciao, io sono la cugina di Nicoletta, vengo da Napoli. Nicole, ma che fai? Presentami, non fare la capona. Capona io? Ma sì, Nicole. Cioè, Nicoletta, le buone maniere dove le hai lasciate? Vabbè, di essere annunziata, ma per gli amici nunzia. Sentite ragazze, stavo pensando una cosa, dato che voi siete le amiche di Nicolette, stasera venite a cena a casa nostra. Però Nicole, mi devi preparare, mi devi aiutare a preparare. Andiamo, ci portate mozzarella, pomodoro. Ma te sei proprio sicuro? Posso via, basta recriminare. Arriva. Spostati. Ciao Leo, volevi parlarmi? Sì. Su via, almeno salutare. Su via, almeno salutare, Cosa? Imbecille, sono imbecille, so. Isabella, la nostra relazione mi ricorda quella di Tancredi e Clorinda. Isabella, lo sai che la nostra relazione... Com'era? Ah, la nostra relazione mi ricorda proprio quella di Siffredi e la sua moglie. Cosa dici? Abbi pazienza, non so come si chiama. Ma che stai parlando? Ma io, cosa dici? Guarda, è possibile che tu non sapessi chi sono Tancredi e Clorinda? Ma poi è possibile che tu non sapessi nemmeno chi sono Tancredi e Clorinda? Ma chi sono? Certo, anche te sono ignorante. Certo, si assomiglia a Sibiglia. Certo, anche te sono ignorante. Chi si assomiglia a Sibiglia? No. Non doveva andare così. Pietro,
È andata bene, vero? Sì, è andata bene, è andata bene. Mi fa male tutto. Su, adesso ti porto a casa. Magari tra qualche giorno ti rimetti. Perfetto, vai.